Tra poco, ormai sono passati 11 giorni dall'inizio della fase 2, tra poco inizieremo a vedere i primi risultati. Per ora sono sempre stabili, ancora perché chiaramente ci vuole tempo prima di processare. Non so, magari tu hai qualche notizia in più? No, ho letto la dichiarazione però di un epidemiologo Pregliasco stamattina su uno dei giornali che diceva: abbiamo l'impressione che la curva non stia riprendendo. Perché sai, essendo cominciati i contatti 10 giorni fa, il 4 di maggio, essendo oggi al 15, se qualcuno si fosse ammalato si potrebbe già vedere. Quindi speriamo, guarda, io credo che dipenderà moltissimo da questo, perché se l'epidemia non si riaccende, l'Italia riparte, con tutti i difetti che si sono stati imputati a questo decreto legge del governo. Il decreto legge mette dei soldi e i soldi servono a far camminare l'economia. Speriamo, dipende moltissimo dalla pandemia. Se si ferma, l'Italia riparte. E poi naturalmente c'è il problema successivo, quello di cui ho scritto stamattina sul quotidiano nazionale. Cioè, finora tappiamo dei buchi, poi bisogna ricostruire. Quando si ricostruisce, bisogna decidere se ricostruisci nel modo vecchio o se cerchi di fare qualcosa di nuovo, metti dei soldi sulle infrastrutture, su altre spese di investimento. Questa è una discussione che sfortunatamente non c'è nel paese, non c'è nel Parlamento, che dà un'immagine spaventosa. Ieri la televisione mostrava queste immagini del Parlamento. No, non capisco come non si vergognino leghisti e 5 Stelle, che sono i protagonisti di questo spettacolo. Mi pare non ci sia per ora molto altro di cui No, parlare. no. Allora, torniamo a noi Sì, io devo fare però, perché mi ha telefonato una persona che ha ascoltato la conversazione sugli anni del governo, e mi ha detto: ma tu non hai parlato di una cosa del Ministero del Bilancio? Allora faccio un passo indietro. Io chiamai al Ministero del Bilancio, chiamai come segretario generale della programmazione, cioè direttore generale, Paolo Savona, di cui abbiamo parlato tante volte nella nostra esperienza. E con Paolo mettemmo in piedi una cosa molto interessante. Cioè, a un certo punto, siccome già allora, stiamo parlando dell'81-82, si discuteva della qualità della spesa pubblica, gli investimenti fatti male e così via, noi dicemmo: qui bisogna garantire, abbiamo bisogno degli investimenti, ma dobbiamo garantire al paese, al governo, insomma, all'opinione pubblica, che sono fatti bene. Allora, basta con i vecchi sistemi in cui i ministri decidono, studiamo un nuovo sistema. E lo chiamammo il Fondo Investimenti e Occupazione, cioè dicemmo: il Tesoro stanzi, allora 2.000 miliardi, 3.000 miliardi di soldi per gli investimenti. Li amministriamo come Ministero del Bilancio con questa procedura che adesso ti descrivo. Noi stabiliamo quali sono le cose che vale la pena di fare, a quali obiettivi economici vogliamo dare il massimo di rilievo: l'occupazione, l'agricoltura, il mezzogiorno. Cioè, il governo sceglie degli obiettivi, vengono sottoposti al Ministero del Bilancio dei progetti di tutte le amministrazioni pubbliche nazionali e regionali, e attraverso metodi moderni di analisi che sono stati sviluppati dalla Banca Mondiale, si chiamava l'analisi costi e benefici, stabiliamo quali sono i progetti che sono i più produttivi dal punto di vista di quegli obiettivi. E finanziamo quei progetti integralmente, cioè non è che diamo, come spesso capita, una rata e poi dopo la seconda rata chissà in quale bilancio. No, se il progetto costa 100 ed è approvato, gli diamo 100. E viene speso e quel progetto è finanziato completamente. L'idea trovò un assenso piuttosto
freddo da parte di Andreatta, ministro del tesoro, perché non gli piaceva l'idea, il ministro del tesoro è quello che c'ha in mano i soldi, e a seconda delle circostanze dice sì o no. A me questo non piaceva, io gli ho detto datemi un fondo, lo amministra il ministero del bilancio, ma lo amministra in modo tale che non ci sia nessun criterio di favoritismo politico. Allora, dovevamo fare due cose, dovevamo stabilire quali erano i criteri di valutazione degli investimenti e poi costituire un nucleo di persone tecnici che valutassero questi investimenti. Per questo secondo compito chiamammo un amico italiano che allora lavorava alla Banca Mondiale, che si chiamava Enzo Grilli, un economista di grandissimo valore, un amico fraterno che diventò dopo scomparso giovane 10 anni fa e di cui la Fondazione Amalfa ha ereditato per decisione della famiglia i libri di economia, che sono una raccolta bellissima che noi abbiamo messo a disposizione degli studenti. Chiamammo Enzo Grilli e lui a sua volta chiamò un po' di persone esperte di questa tecnica che si chiama l'analisi dei costi e dei benefici. Cioè tu prendi un'opera pubblica e dici quali sono i costi, è stata applicata, si dice che l'abbiano applicata non so come, per esempio alla TAV, nella discussione dei mesi scorsi. Calcoli quanti sono i benefici che derivano da quell'opera pubblica, quali sono i costi e quindi hai un indice della sua redditività sociale. Quindi avevamo un gruppo di una quindicina di valutatori che avrebbero esaminato i progetti e avevamo il problema di decidere i criteri. Allora, cosa facemmo con Paolo? Riunimmo il comitato di ministri presieduto dal ministro del bilancio, che si chiama CIPE, Comitato per la Programmazione Economica, che comprende tutti i ministri di spesa. Li riunì, io gli dissi, guardate, c'è questa nuova, importantissima novità che si chiama Fondo Investimenti e Occupazione, che quando dai soldi, dà dei soldi veri, ma metti i progetti in contrapposizione fra di loro sulla base di criteri che devono scegliere gli uomini politici. Cioè cercavamo anche di stabilire questa complicata questione di dove finisce la facoltà politica e dove cominciano i giudizi tecnici. Una cosa che durante questa pandemia c'è stata una confusione enorme, perché non si capiva se il governo obbediva ai tecnici oppure i tecnici davano opzioni e poi il governo sceglieva. Noi dicemmo, i governi, i politici scelgono gli obiettivi con cui si valutano i progetti. Quali progetti rispondono a questi obiettivi e quindi debbano essere finanziati per primi, questo lo decidono i tecnici. Questa era la distinzione che avevamo introdotto. Allora illustrai a lungo questa procedura, che era una novità assoluta per l'Italia. Non c'era mai stato un programma di investimenti amministrato in questa maniera, lo si dovrebbe fare così adesso, nella decisione del rilancio dopo il coronavirus, bisognerebbe mettere in piedi esattamente questa impostazione, che poi negli anni si è persa per le ragioni che ti dirò. E dissi ai ministri, allora io feci un rapporto molto analitico spiegando quali criteri si potevano mettere, l'occupazione, diamo priorità ai progetti che danno più occupazione, vogliamo dare priorità ai progetti che sono collocati nel mezzogiorno, cioè tra due progetti uguali, uno dei quali è nel mezzogiorno dove ci sono problemi economici, scegliamo quello. Vogliamo dire che l'agricoltura, siccome abbiamo un deficit di bilancio dei pagamenti, aiutiamo l'agricoltura, cioè fissiamo dei criteri. I miei colleghi dissero, fai tu. E io dissi, come fai? Faccio io? Non posso fare io, perché io non voglio, io voglio stabilire le regole, non voglio decidere io. Quindi mi dovete dire. Allora disse, va bene, quali sono le tue proposte? Io proporrei l'occupazione, il mezzogiorno, la bilancia dei pagamenti. Fissammo 5 criteri con Paolo Savona. Il CIPE all'unanimità varò questo. Arrivarono 30-40 progetti che avrebbero richiesto 10 miliardi di 10.000 miliardi. Ne avevamo a disposizione 2.000, quindi bisognava scegliere. E io dissi, tra un mese e mezzo, 2 mesi, vi porto la scelta. Dopo un po' di settimane, di giorni,
cominciai a ricevere telefonate da ministri, colleghi, mi dicevano: quando discutiamo del mio progetto? No, dico, il tuo progetto, noi non discutiamo del tuo progetto, tu l'hai sottoposto, io non ne so assolutamente più niente. Di fatto abbiamo già deciso, fissando i criteri, vedremo di che si tratta. No, ma poi ne parleremo. Poi ne parleremo quando sarà il momento. Mi telefonavano i presidenti di regione, il ministro, noi abbiamo mandato questo importante progetto, che cosa fate? No, lo stanno esaminando. Insomma, montò una attesa per questa faccenda. Quando riunì un giorno, comunicai che io ero pronto a indicare i progetti, che eravamo scelti, che erano stati scelti. Vennero tutti i ministri, spesso al CIPE mandavano i sottosegretari, vennero tutti i ministri. E li vedi in queste riunioni ministeriali, vedi quando sono tesi, perché vengono seduti, arrivano puntuali, stanno con i loro assistenti, insomma, lì capivi che era una discussione. Si preparavano a una discussione molto serrata per difendere i loro provvedimenti. Qualcuno di loro pensava o credeva che avremmo discusso i provvedimenti. I progetti, quali progetti avremmo scelto. Allora io, che ero molto polemico con i miei colleghi, ero stato al governo 3 anni, non ne potevo più per la verità. E come ti ho detto, speravo anche che venisse la crisi del governo Spadolini. E quindi, allora, con un po' di perfidia, io con Savona accanto, dissi: vorrei ricapitolare quello che abbiamo fatto. Abbiamo preso i soldi, abbiamo nominato un comitato di tecnici per esaminare i progetti. E poi abbiamo discusso nel CIPE, nel nostro comitato, i criteri con cui i tecnici avrebbero valutato i costi e i benefici. All'unanimità abbiamo approvato questi 5 criteri che vi rileggo, eccetera. Sulla base di quello, io ho consegnato i progetti e i criteri ai tecnici e oggi i tecnici mi hanno consegnato un elenco che io consulto adesso per la prima volta, perché non li ho mai voluti vedere. Io non ho preso alcuna discrezionalità, perché la discrezionalità l'abbiamo esercitata al momento delle scelte politiche, se dare più importanza a questo o a quello. Adesso il problema tecnico è chiaro. Ecco l'elenco, avevo fatto delle copie, le distribuisco a tutti i ministri. Un silenzio, tutti vanno a vedere quali progetti, se c'era il loro progetto. Finché uno che non aveva avuto il suo progetto approvato dice: chiedo la parola, si prego, ministro. Se guardi, io non sono d'accordo sui criteri. Ma scusi, come non siamo d'accordo sui criteri? Ne abbiamo discusso, ne abbiamo approvati 3 mesi fa all'unanimità. Dice: no, ma io non sono d'accordo. Bisogna usare un altro criterio che dà priorità a un'altra cosa. Scusa, ma tu vuoi un criterio che dà priorità al tuo progetto? Beh, allora. Sì, perché non è che noi possiamo rinunziare alla nostra responsabilità politica. E io gli dissi: ma la responsabilità politica si esercita nel fissare le regole generali, non nel decidere se un progetto. A quel punto successe un'ira di Dio. Tu non puoi, non ci puoi mettere in queste condizioni di fronte al fatto compiuto. Ma io non vi ho messo di fronte a un fatto compiuto, io vi ho messo di fronte a dei criteri su cui avete esercitato la vostra scienza. Una volta che avete fissato i criteri, l'altra è un'inframmettenza, se stabilire che io prendo il progetto A e il progetto B senza criteri, senza avere misurato i vantaggi e gli svantaggi dell'uno e dell'altro, quello è abuso, quello è un abuso, non è l'espressione. Allora ci fu uno scontro durissimo. Uno mi disse: tu vuoi sostituire un computer alla testa dei ministri? Ho detto: guarda, nel tuo caso, gli dissi io, non sarebbe un problema molto complicato, secondo me. Insomma, successe una cosa. Non finirà così. In realtà finì così. Fu introdotto. Cosa successe però? Una cosa che io avevo temuto, avevo discusso a lungo con Savona. Io ho detto a Paolo Savona: guarda, io sono così pessimista sulla qualità della classe dirigente italiana che secondo me noi stiamo dando dei soldi che vogliamo amministrare bene, che appena ce ne andiamo via verranno amministrati in un altro modo. Cosa avvenne? Fu nominato mio successore, quando cadde il governo Spadolini, un signore, un ministro socialdemocratico. Questi mantenne esattamente l'impostazione.
stabilì l'anno successivo i fondi, fece arrivare i progetti, poi chiamò il capo dei valutatori, che era Enzo Grilli, e gli disse: senta professore, questo è l'elenco dei provvedimenti, l'elenco dei progetti che lei deve approvare, cioè le deve dire questo viene primo, questo viene secondo. Quello disse: scusi, ma io faccio un altro mestiere, io sulla base dei criteri scelgo i progetti, non è che fisso i criteri sulla base, lei mi dà i progetti e io lo aggiusto. No, ma allora, dopodiché Grilli e un certo numero di altre persone si dimisero e il ministro socialdemocratico nominò un suo amico di partito capo dei valutatori, e da allora per molti anni la valutazione seguiva gli ordini del ministro. Questo per dirti quanto è difficile correggere. Ieri il Conte ha detto io voglio fare una riforma dell'amministrazione. Io, sai, alle riforme ci credo poco. La vera riforma dell'amministrazione è mettere gente che abbia un'idea, che consideri l'amministrazione non qualcosa che sta al suo servizio. Il grande Silvio Spaventa, ministro della destra risorgimentale, diceva: il fulcro della giustizia nella pubblica amministrazione è che il ministro non conosca il nome di quelli a cui si applicano i provvedimenti che lui firma. E io, scherzando, ma non tanto, ho sempre detto che se questa fosse la regola, secondo me ci sarebbe la crisi delle vocazioni politiche nel nostro paese, perché la maggior parte della gente lotta disperatamente per diventare ministro o quantomeno sottosegretario per poter poi avere la discrezionalità di fare dei favori a questo e a quello. Ed è una delle ragioni per cui ho odiato così tanto stare al governo, perché mentre nel Parlamento dici quello che pensi, al governo vedi passare, non solo nel tuo ministero, ma in tutti i ministeri, questo modo di governare, che è quello che poi ha condannato l'Italia alla condizione misera in cui ci troviamo. Vale la pena di raccontare questa storia, ho finito, perché se veramente noi vogliamo rilanciare dopo il coronavirus gli investimenti, e li vogliamo rilanciare in maniera seria, bisogna non solo metterci il certificato antimafia, che ormai è diventata una cosa, come posso dire, che fa perdere molto tempo, importante, ma che dobbiamo mettere dei criteri rigorosi che stabiliscano che quali progetti meritano di passare e quali invece, essendo fatti con i piedi, non meritano di essere finanziati. Se l'Italia non fa questo, rischia di buttare i soldi, non solo i soldi nostri, ma anche quelli che riceverà dall'Europa. Grazie. A domani. Il FIO.